Beh, mi pare che si profili un risultato nettissimo, poi ovviamente siamo tutti qui a mettere 10 mani avanti, però insomma mi pare evidente, siamo di fronte a una vittoria straordinaria di Beppe Sala, il crollo della destra, c'è poco da dire, c'è un problema di partecipazione che in voti assoluti non mi pare riguardi il centro-sinistra, però certamente c'è un tema di rapporto con la popolazione in tutta Italia, insomma tra gli elettori e gli eletti, e questo ovviamente non può essere un tema trascurato, ma mi pare la cosa più interessante di tutte che è un'affermazione, un risultato che tra centro e periferie si conferma, praticamente io sono convinto che alla fine emergerà un risultato praticamente omogeneo ovunque. Sono molto molto d'accordo con Maran, io credo che mai come ora la sfida sia aperta e da oggi dobbiamo lanciare da subito la sfida per il 2023 per riuscire a vincere in Lombardia, facendo peraltro tesoro di questo straordinario risultato che si profila minuto dopo minuto più vicino.